Allora, ovviamente quello che abbiamo detto sull'otto lo possiamo rifare per altri giochi, possiamo farlo per i dadi, possiamo farlo eccetera. Magari non è che mi metto a fare il corso di probabilità, perché lì avete il corso apposito che farete nel, non mi ricordo se al secondo semestre o l'anno prossimo, secondo semestre. Però volevo diciamo soltanto parlare un attimo dei dadi per una cosa. Come si gioca a dadi? Visto abbastanza velocemente, voi avete un dado a 6 facce, sulle facce opposte che numeri ci stanno? La somma fa 7, cioè sull'opposto dell'1 c'è il 6, sull'opposto del 3 c'è il 4, sull'opposto del 2 c'è il 5. Non sono messi a caso. Se il dado è equilibrato, io lo butto, lo faccio rotolare, poi qual è il numero che esce? Quella è la faccia che è parallela al pavimento alla faccia superiore, quindi in questo caso il dado ha prodotto il risultato 1. In quest'altro caso, per esempio, ha prodotto 5. Qua non ci può stare 2, no? Qua ci può stare per esempio 3. E qua, se questo è 3, qua che ci deve stare? O 6 o 1. È chiaro? Okay. Quindi i dadi se ne gettano 2 e qual è il risultato dei dadi? Fa la somma dei numeri che compaiono su queste facce superiori. In questo caso, gettando i due dadi, è uscito 6, 5 più. Allora, come si fa a fare la calcolare la probabilità che esca 6, per esempio? Uno potrebbe dire che i risultati possibili sono da 1 più 1 che fa 2 a 6 più 6 che fa 12. Sono 11 e quindi la possibilità che esca 6 è un undicesimo. No, non è così. Naturalmente la premessa è che i dadi siano equilibrati, cioè la probabilità che su un dado esca uno qualunque di questi 6 numeri è la stessa, e che i due dadi abbiano un comportamento indipendente, cioè non è che sono collegati, che se qua esce uno qua esce per forza 5. Se fossero collegati con un, che ne so, con un magnetino o con qualche altro sistema, potrebbero influenzarsi a vicenda, ma se non si influenzano, questo dato va per i fatti suoi, questo dato va per i fatti suoi. Le probabilità, si dice, sono indipendenti. Allora, perché però la probabilità che faccia che esca 6 non è un undicesimo? Come si deve calcolare? In realtà i possibili esiti sono x, y, anzi chiamiamoli m, n. M è il risultato del primo dado, N è il risultato del secondo dado, dove M è un numero tra 1 e 6 ed N è un numero tra 1 e 6. Questo è l'esito. Poi dopo che io calcolo il risultato facendo la somma, questo lo prevede il gioco, ma l'esito è un numero per il primo dado e un numero per il secondo dado. Questi due numeri si devono mettere in una coppia. Quante sono le coppie ordinate? Sono 36, perché ho 6 possibilità sul primo dado e 6 possibilità sul secondo dado, cioè qua può uscire 1, 1, può uscire 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, poi 2, 1, 2, 2, 2. Lasciamo le ordinate, quindi per ora per noi distinguiamo M è il risultato del primo dado e N è il risultato del secondo dado, quindi le possibilità sono 36. Se i dadi sono stati lanciati in maniera appunto indipendente, qual è la probabilità che ciascuna di queste combinazioni, diciamo di questi esiti, si verifichi? 1 su 36. Ok? E qua possiamo intuire la prima regola, cioè la probabilità che il primo dado faccia m è un sesto, la probabilità che il secondo faccia n è un sesto, la probabilità che il primo faccia m e il secondo faccia n, cioè la probabilità dell'intersezione,
Se gli eventi sono indipendenti, vedrete al corso di probabilità che è il prodotto delle probabilità, cioè un 36. Ok? Quindi, diciamo, la probabilità di una coppia MN è un 36. Allora, per identificare la possibilità che lanciando i due dadi alla fine la somma delle due facce superiori faccia 6, cosa devo fare? Devo andare a considerare quante sono le coppie che mi danno somma 6. Beh, le coppie non sono una, ma posso avere 1 più 5, 2 più 4, 3 più 3, 4 più 2 e 5 più 1. Quindi sono 5 su 36. Allora, diciamo, qua c'è la somma e qua c'è la probabilità. Allora, la somma 2 è 1 su 36, perché la 2 posso farlo solo con 1 più 1. La somma 3 è 2 su 36, perché posso fare 1 più 2 e 2 più 1. La somma 4 è 3 su 36. La somma 5 è 4 su 36. La somma 6 è 5 su 36. La somma 7 è 6 su 36. E poi da quest'altra parte scendono, perché 8 stavolta lo posso fare solo in 5 modi diversi. Posso fare 2 più 6, perché 1 più 6 non ce la faccio, arrivo a 7. Poi 3 più 5, 4 più 4, 5 più 3 e 6 più 2, che sono 5 possibilità. Quindi 9, 4 su 36, 10, 3 su 36, 11. Ho saltato qualcosa. 6, 5, 4, 3. Sì, 11, no, non ho saltato niente. 36, 12, 1 su 36. Adesso se faccio la somma, 1 più 2 più 3 più 4 più 5 fa 15. Qua c'è un altro 15, fanno 30, più 6 fanno 36. Insomma, se li sommo tutti, ci metto tutti più 36 su 36 che fa 1, che è giusto perché in totale la probabilità del valore. Chiaro? Quindi stavolta vedete che gli eventi che esca 2, che esca 3, che esca 4 non sono equiprobabili. Perché? È perché c'è questo meccanismo della somma che non diventa equiprobabile, perché la somma 7 tipicamente si può fare con molte più combinazioni che la somma 2. È chiaro? E questo è un altro fatto, che un altro piccolo esercizio che può essere utile. Adesso invece ne vogliamo discutere un altro di esercizio. Però prima di discutere quest'altro esercizio, che è molto utile per capire bene la probabilità, questo vi servirà pure quando farete i corsi di probabilità, ma ci serve anche a noi per introdurre un altro concetto, che è il principio di induzione. Volevo ritornare un attimo sulle questioni, perché durante la pausa qualcuno mi ha chiesto appunto su queste questioni di probabilità. Beh, probabilità, il calcolo di probabilità esiste da quando si gioca d'azzardo. Giocare d'azzardo si giocava d'azzardo pure ai tempi dei romani. Non è che... Certamente capire le regole del calcolo delle probabilità e formalizzarle è stato un po' più recente. Il padre del calcolo delle probabilità è Pascal, cioè il primo che ha scritto un libro di probabilità. In realtà anche lì non è che prima di Pascal la gente non giocasse. Un noto matematico che sapeva la probabilità, non dico come Pascal, ma la sapeva bene anche prima di Pascal, si chiamava Geronimo Cardano, Hieronymus Cardano, che in realtà si è appropriato di due cose che non erano sue, anche se le ha diffuse in tutto il mondo, che sono l'equazione di Cardano per la soluzione dell'equazione di terzo grado, che non è sua, e il giunto cardanico, che manca è suo. Ha scritto 200 libri, ma non ne ha scritto manco uno di probabilità. Quindi non era uno che si faceva la specie di scrivere anche cose non sue. Però non ne ha scritto neanche uno di probabilità. Perché?
e ci giocava a carte a Venezia. E c'è quando l'ho scritto, poi lo sanno tutti quanti. Quindi era un suo segreto industriale, diciamo. Ok? Ok. Poi quando sarà, magari racconteremo un po' qualcosa sulla storia tra Cardano e Tartaglia. È una storia piuttosto interessante. Ok. Andiamo invece a discutere quest'altro problema. Allora, questo è un esercizio che c'è una... Io la prima volta l'ho visto una ventina d'anni fa, no, un po' di meno, 15 anni fa. E è fatto così. C'è una persona che c'ha diciamo, una scatola in grande. In questa scatola mette tipo salvadanaio, no? Ci mette, ogni giorno ci mette una moneta. Lui ha molte monete, da 1 a 2 euro. Quando arriva a casa, prima lancia una moneta, cioè in maniera tale che la probabilità sia 50% e 50%. Poi se esce testa, infila una moneta da 1 euro. Allora, 50% mette 1 euro nel chiamiamolo salvadanaio, l'altro 50% mette 2 euro, una moneta da 2 euro nel salvadanaio. Ok? Parte da zero. Passano 3 anni, quindi sicuramente nel salvadanaio ogni giorno ci ha messo almeno 1 euro, ci stanno più di 1000 euro. No, facciamo, passa 3 mesi, 4 mesi, ci stanno più di 100 euro. Facciamo una cosa più breve. Però cosa può essere successo? Può essere successo che lui è partito da 0, quindi 0, poi magari 2, poi il secondo giorno ci ha messo 1, quindi è arrivato a 3, poi magari ci ha messo di nuovo 1 euro, è arrivato a 4, poi ci ha messo 2 euro, è arrivato a 6 e così via. Quindi ci sono dei numeri che becca, nel senso che ci sono dei numeri che, in cui ogni tanto nel salvadanaio c'è esattamente quella sua, e ci sono dei numeri in cui che quella successione salta. Per esempio, se da 4 passa a 6, il numero, diciamo, nel salvadanaio 5 euro non ci sono mai stati, perché da 4 ci ho messo 2 euro e passa a 6. Allora, qual è la probabilità che nel salvadanaio non ci siano mai esattamente 100 euro? Cioè, potevo anche dire quella che ci siano esattamente 100 euro, però così è più chiaro in italiano. Qual è la probabilità che nel salvadanaio non ci siano mai esattamente 100 euro? Che significa? Che quando è arrivato a 99, l'unico modo per non passare per 100 è che deve arrivare prima a 99, perché se da 98 non vai a 99 arriva a 100, no? E quando vai a 99, quella sera tiri, esce la moneta, esce 2 euro, esce croce, metti 2 euro e passi da 99 a 101. Allora la domanda è questa: qual è la probabilità che nel salvadanaio non ci siano mai esattamente 100 euro? Ecco, uno quello che può pensare dice 50%. No, non è il 50%. Allora, vedete, adesso faremo il conto approssimato, ma anche quello esatto. Daremo sia la risposta approssimata, sia quella esatta. Però
vedremo che l'importante non è solo risolvere l'esercizio, ma l'importante è la ricerca della risposta, perché quella ricerca ci fa ragionare, ci fa ragionare e ci fa capire i fenomeni. Allora, c'è una prima risposta approssimata, poi calcoleremo quella esatta, ma la probabilità che non ci siano mai 100 euro non è un mezzo, all'incirca vale dovete ragionare. Allora, ci sono varie possibilità di ragionamento e le illustreremo, perché ciascuna corrisponde a un approccio diverso al calcolo delle probabilità. Allora, una possibilità, adesso vi guido io mano a mano alla risposta approssimata. Allora, vedremo che la possibilità che ci sia esattamente un euro o due euro, o che non ci siano mai un euro, due euro o tre euro, questa probabilità cambia un pochino, non è, diciamo, però appena diciamo il numero è abbastanza grande, la probabilità di saltare 10, oppure la probabilità di saltare 20, oppure la probabilità di saltare 30 è grosso modo la stessa. Cioè la probabilità di saltare un certo numero è quasi uguale. Non è esattamente uguale, ma è quasi uguale. Perché? Perché diciamo la probabilità di saltare 1, di saltare 2, ricorda il fatto che siamo partiti da 0, quindi ricorda la condizione iniziale. La probabilità di saltare 1 effettivamente è il 50%, perché io la prima sera o ci metto 1, 50%, oppure ci metto 2, l'ho saltato, vado avanti e non ci torno mai più. Quindi la probabilità di saltare 1, quindi chiamiamo Pn la probabilità di evitare n. Allora P1 è un mezzo. P2 quant'è? Allora dovete fare un, per capire quant'è P2, no, no, è un quarto. Perché? Allora guarda, tu da 0 50% vai a 1 e 50% vai a 2. Quando sei andato a 2 l'hai beccato 2, quindi in questo 50% è inutile che continui, perché l'hai beccato, qualunque cosa farai non lo hai evitato. Invece in quest'altro caso hai 50% vai a 2, 50% vai a 3. Adesso anche qui l'hai beccato, ma questo quant'è? È il 50 del 50, quindi è il 25, quindi siamo 25 più 50, 75% di beccarlo. E qui effettivamente in questo 25% lo hai saltato, perché hai fatto 1 e poi da 1 sei saltato a 3 e poi prosegui. A questo punto non mi interessa più. Quindi P2 non è un mezzo, ma è un quarto. Andiamo a vedere P3. P3, la questione si complica, perché qua tu c'hai anche 50% vai a 3, 50% vai a 4. Anche qui 50% vai a 3 e 50% vai a 4. Quando è che lo salti? Qua c'hai il 50 del 50 del 50, che è il 12,5%, e qua c'hai il 50 del 50, che è il 25%. Fai la somma, P3 è il 37,5%, cioè è 3 ottavi. Quindi
Quindi come vedete non è così facile. Invece di complicare ulteriormente le cose e calcolare P4 e P5, diciamo, premettiamo che questi P con N dopo un po' si stabilizzano, più o meno sono quasi uguali. Allora voglio sapere se N è grande e P con N è più o meno quanto fa? E perché? Ci voglio arrivare con un ragionamento diverso. Poi facciamo pure il calcolo preciso. Allora dico che P con N, se N è grande, è circa un terzo. La probabilità di lievitare N è circa un terzo. Perché è un terzo? Ragiona in questo modo. Se tu lo fai 1000 volte, mediamente a quanto arrivi? In media, metà delle volte ci metterai 1 euro, metà delle volte ci metterai 2 euro, arrivi a 1500. Quanti numeri hai beccato e quanti numeri hai evitato? Se l'hai fatto 1000 volte, hai beccato 1000 numeri, perché ogni sera c'è una somma diversa. 1000 sere, 1000 somme diverse. 1000 li hai beccati e per differenza 500 li hai evitati. Ma 500 su 1500 quanti sono? Sono un terzo, quindi due ribecchi e uno lo. Se ragioni così, allora come... Allora, questo è un primo ragionamento molto elementare, non preciso, ma efficace. Allora, chi potrebbe accorgersi che effettivamente P con N per N grande è un terzo? Si chiama l'approccio frequentista. Uno si mette là, lo fa 100 volte, vede, sono arrivato a 158, ne ho evitati 58 su 158, si fa la proporzione e vede che è circa un terzo. Poi lo fa 1000 volte, sono arrivato a 1523, ne ho evitati 523 su 1523, vede che viene ancora un po' più preciso. Dopo che l'ha fatto un milione di volte, è stremato la fatica, però vede che questo metodo si usa effettivamente, si chiama... Naturalmente mo non si fa a mano, si fa magari con i computer, però anche lì è delicato, perché i computer per fare queste cose hanno dei simulatori di numeri casuali che non sono veramente casuali, quindi se il simulatore è fatto bene la cosa viene bene, se no no. E poi bisogna anche vedere, perché se io mi metto al casino di Sam & Sam e voglio vedere la roulette, quella... non mi interessa la simulazione, io voglio vedere quella roulette, perché se quella roulette ha una piccola pendenza, allora il numero 23 uscirà un po' più di volte. Quindi mi metto col quadernino o con la telecamerina nascosta, mi registro tutto quanto, tutta la serata di gioco, poi vado nella mia camera e mi faccio tutti i miei conti. Dopodiché quelli cominciano a vedere con la loro telecamerina nascosta che io ho la mia telecamerina nascosta, che gioco troppo su 23, pigliano due persone e mi buttano fuori. Insomma, se prima ci proveranno con le buone, mi daranno una piccola, diciamo, se mi accontento di poco mi liquidano, se no, se poi vedono che effettivamente loro hanno qualche difetto nella roulette per cui io effettivamente posso vincere, se non ci riescono con le buone, poi mi dichiareranno persona non desiderata, quindi non mi faranno più giocare. È chiaro? Ok. Allora, quindi l'approccio frequentista più o meno ci dà delle indicazioni. Un altro approccio si chiama frequentista, quello che vede la frequenza di un certo evento. L'approccio frequentista sarebbe a dire domenica ci sta Roma Frosinone, in casa la Roma con Frosinone quante volte, cioè no, domenica, domani, mercoledì ci sta Roma Frosinone, non voglio, perché come stiamo conciati adesso, però diciamo uno frequentista direbbe la probabilità è a favore dell'uno bis, speriamo. Allora,
un altro che magari dice no, però attualmente le condizioni sono tali per cui effettivamente la probabilità è un po' di meno. Però in realtà diciamo, l'approccio frequentista quando si può effettuare? Quando un evento è ripetibile tante volte nelle stesse condizioni. Roma-Frosinone, seppure si ripete 100 volte, e prima ci voglio 100 anni, e il Frosinone non ci sta 100 anni in Serie A. Però poi ci vuole che le condizioni da un anno all'altro variano, no? Può essere che un anno c'è il Frosinone, c'è la squadra, la scudetto, e le probabilità non sono quelle. Chiaro? È più facile che un anno la Roma abbia la squadra scarsa. Mentre invece con la roulette io posso fare l'approccio frequentista, perché posso mettermi là e registrare, la roulette è sempre la stessa, la pallina è sempre la stessa. Posso registrare cioè le frequenze. Per esempio mi posso vedere qual è la probabilità che so io, che quando esce dalla chiesa una persona sia un uomo piuttosto che una donna. Mi metto davanti alla chiesa per 7 settimane, registro mediamente quanti uomini vanno a messa, quante donne vanno a messa, e so che ne so, magari la probabilità gli uomini sono il 30% e le donne sono il 70%, oppure 45-55%, che ne so. Ok? Questo è l'approccio frequentista. Un altro modo, che non è molto molto diverso, che però può operare, diciamo, il vantaggio di quest'altro modo è che può operare anche sugli eventi irripetibili. Per esempio, se uno vuole dire qual è la probabilità che domani in Siria ci sia uno scontro tra, che ne so, gli americani e russi. Questa cosa non, diciamo, nel prossimo mese. Allora, questa cosa non, è un evento legato al prossimo mese, alle condizioni attuali, non è ripetibile, speriamo non succeda mai niente, però va valutata in base alle circostanze. Allora, come si fa a valutare? Un modo per incorporare tutte le informazioni possibili è quello del bookmaker. Cioè si fanno le quote, si fa. C'è qualcuno che ti apre le scommesse su questa cosa? Abbiamo visto, sulle partite ci sta chi lo fa. Abbiamo visto anche che chi lo fa in maniera coerente, cioè non ti dà mai delle quote in maniera tale che ci vada a perdere, perché conosce il calcolo delle probabilità. E se te lo fa, perché te lo fa? Perché ti dà quelle quote? Perché sono un po' la migliore stima sulla base di tutte le informazioni disponibili. Diciamo delle probabilità effettive dell'evento per quello che se ne sa. Poi dopo si va a verificare l'evento, le probabilità magari sono completamente diverse, però è una stima, una valutazione. Questo approccio si chiama approccio soggettivo. Soggettivo di chi? Di chi gioca. Non è detto che sia veramente rispondente a tutte le informazioni, è soggettivo di chi gioca. Facciamo un esempio: se contrariamente a magari quello che potrebbe essere la probabilità, la gente gioca di più su Juve Napoli, la maggioranza delle persone gioca su Napoli, la quota del Napoli scende, perché l'allibratore si deve cautelare, altrimenti se esce il Napoli ci va tutto, lui invece deve vincere un po', ma qualunque sia il risultato. Quindi se la maggioranza delle persone gioca a Napoli, la quota del Napoli scende. Quindi questo è sempre soggettivo rispetto al totale, alla platea dei giocatori. Però è un approccio che è mediato dall'allibratore, che deve dare delle quote, che lui sa fare i conti e dà delle quote che rispettino il calcolo delle probabilità. Quindi fino a che tu dai delle quote che prendono informazione da qualcuno, cioè dalla platea dei giocatori, e rispettano il calcolo delle probabilità, questo approccio è ragionevole. Perché non è che ce ne puoi trovare tanti che un evento irripetibile non hai la controprova, no? Una volta che si è giocata la partita è finita 1-2, 1-0, 3-1, basta, finito, non è che puoi giocarla 7 volte. Questo è un altro modo, però anche qui tu vedrai che se adotti questo approccio, in questo caso dopo un po'
chi gioca a probabilità un mezzo che si eviti perde, e quindi la quota di diciamo la probabilità, la stima che la probabilità che il numero sia evitato sia un mezzo si abbassa, e a un certo punto dopo un po' vedi che siccome i giocatori perdono di più da una parte e perdono di meno dall'altra parte, dopo un po' si adeguano praticamente per riflesso dell'approccio frequentista, si adegueranno a una probabilità di circa un terzo. Ok? Questo è un altro approccio possibile. Questo approccio fu proposto, è stato proposto da un matematico che si chiama De Finetti. Ok? Matematico. Oh, poi diciamo c'è l'approccio assiomatico, cioè nel senso, io ti ho dato tutte le, diciamo, supponendo che le probabilità siano effettivamente quelle, eccetera, tu non è che stai facendo un ragionamento per trovare questa probabilità in maniera esatta, tu gli assiomi che la probabilità ce l'hai, le regole base ce l'hai, sai come fare i calcoli, non è che lo sai fare, e facciamo. Allora, innanzitutto io devo cercare di intuire una formula. Allora, qual è questa formula? La formula è P con n è uguale a un terzo più meno 1 alla n per, vediamo un po', qua ci devo mettere 3 per 2 alla n, vediamo un po'. Vediamo se funziona. Allora, se n è uguale a 0, 3 per 2 alla n più 1. Ok, mettiamo, no, infatti era meno, era giusto così, perché non era 0, era 1. Allora, se n è uguale a 1, P con 1, andiamo a sostituire. Poi vediamo da dove è uscita questa formula. La giustificheremo in due modi diversi. Andiamo a vedere P con 1. Quanto fa P con 1? Fa un terzo, meno 1 alla 1 fa meno, meno per meno fa più, più un sesto. Un terzo più un sesto fa 2 sesti, più un sesto fa 3 sesti, e quindi P con 1 si trova. Andiamo a vedere P con 2. P con 2 fa un terzo, stavolta meno perché qua cambia il segno, quindi questo è più e questo più per meno fa meno, un dodicesimo, perché qua c'è 2, 3 per 4 fa 2. Allora stavolta abbiamo 4 dodicesimi meno un dodicesimo fa 3 dodicesimo, cioè un quarto. E P con 2 si trova. Andiamo a vedere P con 3. Andiamo a vedere P con 3. P con 3 deve fare stavolta un terzo, il segno cambia un'altra volta, quindi diventa di nuovo più un 24esimo, perché stavolta il denominatore moltiplica un'altra volta per 2 e fa un 24esimo. Un terzo sono 8 24esimi più un 24esimo fa 9 24esimi, semplificando viene 3 ottavi e si trova. Se vi calcolate P4, P5 eccetera, o lo fate con lo schema o lo fate con la formula, vedete che continuano a trovarsi. Quindi noi abbiamo una formula che effettivamente sembra darci il risultato giusto. Però l'abbiamo dimostrata questa formula? No, abbiamo solo intuita. Allora, come abbiamo fatto a intuirla? Allora, dobbiamo, per giustificare questa formula, facciamo prima un ragionamento per trovare la probabilità quando si è stabilizzata e poi un altro ragionamento per trovare la probabilità giusta, quella precisa. Allora, diciamo che se n è molto grande, allora P
con n è circa p, cioè è uguale per ogni n. Vedete che se n è molto grande, questo fattore è piccolo, questa correzione è piccola, è insignificante. Se n è già 100, 1 su 2 alla 100 è un milionesimo. No, 4 milionesimo, 1 su 10 alla 30 è piccolissimo. Se già invece, se già n è uguale a 20, è 1 su 2 alla 20 è un milionesimo. 2 alla 10 è circa 1000, no, è 1024. Ok. Allora, qual è la probabilità di evitare n? Allora, io ho due possibilità. Diciamo che la probabilità di evitare, se evito n-1, allora la probabilità quanto fa? P. Ma passo per n. Quindi, un primo modo, se voglio evitare n, sono sicuro che non ho evitato n-1, perché se evito n-1 passo per n. Se passo per n, e metto 1, passo per p. Se passo per n-1, scusate, e metto 1, passo per n. Questa probabilità quanto fa? Passo per n-1, la probabilità, se evito n-1, la probabilità era p. La probabilità di passarci è 1-p, che o lo evito o ci passo. La probabilità di mettere 1 è un mezzo. Quindi p più un mezzo 1 meno p è la probabilità di passare per n. Ma la probabilità di passare per n è 1 meno p. Quindi abbiamo questa equazione. Adesso questa è un'equazione di primo grado, la semplifichiamo. Anzi, innanzitutto moltiplichiamo per 2, quindi viene 2p più 1 meno p uguale 2 per 1 meno p. Questo e questo si semplifica perché 2 volte 1 meno p meno 1 meno p fa 1 meno p, quindi viene 3p uguale a 1, che viene 2p uguale 1 meno p, porto la p di a sinistra del p uguale a 1 e qui fa un terzo. Quindi questo mi dice che se io presuppongo che se quando n è grande la probabilità è di evitare un numero è circa p, p deve essere un terzo. Ma qual è la probabilità esatta? Allora io parto da un terzo e mi vado a fare le differenze, perché le prime le ho calcolate, e vedo che le differenze effettivamente mi rispecchiano questa formula qui. Questo lo vedo subito, perché vado a fare la differenza, vedo che la differenza è un sesto, un dodicesimo, un ventiquattresimo, però vedo che i segni sono zero. Allora scrivo la formula è questa. Rimane però un problema. Il problema è che questa la devo dimostrare, cioè devo dimostrare che vale per ogni n. Ora questo non lo faremo adesso perché non abbiamo ancora fatto il principio di induzione. Come si fa a dimostrare che questa formula vale per ogni n? È molto semplice. Per 1 è vera, per 2 è vera, per 3 è vera, l'abbiamo verificata. Se per ogni n faccio allora il ragionamento funziona così: supponiamo che sia vera per un certo n, non sappiamo quale, per esempio per 3, per 5, per 100, per 200, per 2000. Se dal fatto che sia vera per n la dimostro anche per il successivo, allora è vera sempre. Cioè
come funziona il ragionamento? Era vera per 2, quindi è vera per 3, se è vera per 3 è vera per 4, è vera per 4 è vera per 5, è vera per 5 è vera per 6, così via. Allora è vera sempre. Questo è il principio di induzione. Poi questo principio di induzione lo discuteremo meglio quando faremo gli assiomi di Planck. Però così funziona, è come il gioco del Godin. Butti la prima tessera, la prima fa cadere la seconda fa cadere la terza, la fila di tessere cade tutta, ok? Quindi questa formula si può dimostrare. In realtà di base lo possiamo pure fare, perché ci vogliono veramente 2 minuti, perché è lo stesso ragionamento di prima. Anzi, vi faccio l'inizio, poi il resto ve lo completate per esercizio. Perché qual è l'equazione? Facciamolo tra n e n più 1. Quindi, P con n era la possibilità di evitare n, la probabilità di evitare n, più 1/2 1 meno P con n era la possibilità di passare per n più 1 una volta che ero passato per n. Questo qui è uguale a 1 meno p con n più 1. Allora, cosa dovete fare? Dovete semplificare, sostituire questa formula al posto di p con n e vedere che l'espressione che vi viene per p con n più 1, questo poi dopo lo faccio pure io la prossima volta, però potete intanto cominciare a farlo da soli, che non vi fa male, che l'espressione che vi verrà fuori per t con n più 1 è esattamente la stessa con n rimpiazzato da n più 1. Così vedete se avete capito.